Questo podcast è sponsorizzato da OneAround, la soluzione software per la gestione dei clienti diretti dell'azienda vinicola. OneAround fornisce tutto ciò di cui l'azienda ha bisogno per avviare, gestire e far crescere il business direct to consumer. Tutte le informazioni le trovate su onearound.com. Ciao dal vostro podcaster di fiducia, sono Rolando Mucciarelli e questo è The Digital Wine. Oggi l'episodio è dedicato alla storia, gli inizi del Novecento, un periodo piuttosto impegnativo per il vino. In realtà è stato impegnativo un po' per tutta l'Europa, ma a quanto pare lo sono tutti i periodi della storia per un motivo o per un altro. Quello che vi racconterò oggi è la storia della rivolta dei vignaioli del 1907 in Francia. Iscrivetevi alla newsletter per avere notizie e altro sul mondo del vino. Vi basta andare su thedigitalwine.com/subscribe e trovate lì il form di sottoscrizione. Dopo averlo ascoltato questo episodio, condividetelo con i vostri amici, perché questo è il primo podcast sul vino digitale. Questo è The Digital Wine. La fine del XIX secolo è stato un periodo davvero impegnativo per la viticoltura in Europa. Fino al 1865 però il problema non era ancora tanto la filossera quanto la sovrapproduzione. Sto parlando soprattutto della Francia, chiaramente, da dove proveniva la maggior parte del vino bevuto poi in Europa. Alcuni paesi che normalmente non erano abituati per clima, per tradizione, a fare vino iniziavano a produrne e naturalmente anche ad esportarne. L'Italia si stava appena affacciando alla modernità ecologica grazie a Camillo Benso, il conte di Cavour, Bettino Ricasoli. E in Italia la maggior parte dei proprietari però erano ancora le grandi famiglie, erano ancora pochi i piccoli vignaioli in Italia, quindi il problema lo avevano soprattutto i piccoli viticoltori francesi. Nel 1850 circa, quindi a metà del secolo, c'era stata una grossa infestazione di oidio che aveva messo a dura prova i produttori francesi. C'erano poi tutte quante le premesse, anche storiche, perché i vignaioli cominciassero ad alzare un po' la voce. Gran parte del vino acquistato dalla popolazione dell'epoca era prodotto nel sud della Francia, a Corbière, nel Midi, e nelle regioni di Languedoc, del Roussillon, dove facevano la metà quasi di tutto quanto il vino francese. Però erano poco considerati dai governi dell'epoca, al contrario invece dei produttori di barbabietola da zucchero, ad esempio, nel nord, e non potevano contare su aiuti fiscali o normative favorevoli. Insomma, c'era un grosso divario all'interno dell'agricoltura francese. Le prime cantine della regione del sud della Francia erano nate a Béziers subito dopo la rivoluzione francese, quindi un centinaio di anni prima. La costruzione della ferrovia da Narbonne a Marsiglia consentì anche un comodo accesso al porto da una parte e verso il nord della Francia dall'altra, quindi verso Tolosa e poi su fino a Parigi. I maggiori consumatori, dicevo, erano operai, piccoli commercianti, fondamentalmente lo strato più povero della popolazione. Bar e osterie si rifornivano così dai distributori che riuscivano, grazie a vini importati dall'Algeria o dalla Spagna, a tenere bassi i prezzi. La qualità chiaramente anche era piuttosto bassa e questo però aumentava contemporaneamente la quantità disponibile. Spesso le uve importate venivano appassite per aumentare il grado zuccherino, ma spesso e volentieri le uve erano veramente di bassa gradazione, i vini che si producevano erano di bassa gradazione, quindi si aggiungeva acqua e poi anche zucchero per poter aumentare il contenuto alcolico. Da Corinto veniva importato un vino dolce che si prestava poi molto bene a produrre vini di bassa qualità. Insomma, una vera e propria adulterazione truffaldina del vino. Quelle di oggi, in confronto, non sono neanche niente.
La Spagna e l'Italia iniziarono a produrre grandi quantità di vino, e in Francia se ne producevano più di 60 milioni di ettolitri. E aggiungendo il vino adulterato importato, diventava davvero difficile vendere tutto quel vino ai produttori del sud francese. Naturalmente i truffatori erano anche agevolati dallo scontro sui vari prezzi, lasciando così i piccoli viticoltori francesi praticamente a secco, perché non riuscivano ad avere dei prezzi concorrenziali con i vini da 4 soldi che si trovavano in giro. I mercati di Parigi, quelli più ricchi, erano chiaramente ben dissetati dai vini famosi ed eccellenti di Bordeaux, di Champagne, di Borgogna. Gli Chateau e i Domaine avevano tutto l'interesse a mantenere bassa la produzione e quindi alti i prezzi. Quindi c'era proprio questa completa divisione tra chi aveva soldi e beveva bene e chi invece non ne aveva e beveva vini da 4 soldi. Il tutto a scapito, oltre che della salute, chiaramente, anche dei piccoli viticoltori. Alla fine del XIX secolo la fillossera distrusse il 90% più o meno del patrimonio vinicolo europeo. Fu una battaglia vinta soltanto grazie alla mistura bordolese e soprattutto all'innesto delle viti sul piede americano. Quindi ci fu un momento in cui la produzione diminuì molto in volume, però questo non fermò la pratica dell'adulterazione, anzi probabilmente l'accelerò anche. La chaptalisation, quindi l'aggiunta di zuccheri, fu regolata per legge proprio all'inizio del nuovo secolo per contrastare gli ultimi 2 anni in cui le condizioni del tempo inoltre avevano fatto diminuire ancora di più la produzione. Ma la norma non fu abrogata negli anni successivi e nel 1903 e nel 1904 molto vino rimase nelle cantine proprio a causa dell'aumento produttivo e dell'importazione dei vini dall'estero. Considerate anche il tempo storico. La guerra franco-prussiana era terminata appena 30 anni prima, nel 1871. C'era stata l'esperienza della Comune di Parigi, durata soltanto 3 mesi. L'Alsazia e la Lorena erano andate a finire in mano tedesca. Parigi era stata circondata dalle truppe prussiane. Per la Francia non era un bel momento da questo punto di vista. E nel 1906 fu nominato a capo del governo Georges Clemenceau, che 15 anni dopo avrebbe ottenuto, alla fine della Prima Guerra Mondiale, la restituzione dell'Alsazia e della Lorena proprio da parte della Germania sconfitta. L'ideologia socialista era ben radicata nella regione di Languedoc e Roussillon e anche grazie all'aiuto di alcuni deputati di simpatie di sinistra nel 1905 fu costruito un edificio per la vinificazione comune del vino grazie alla cooperativa Marossan, nata nel 1901 a pochi chilometri da Béziers. Grazie alla cooperativa e anche alla nascita di tante altre che poi la seguirono, il vino non solo veniva prodotto dalle uve conferite dai vignaioli della regione, ma poteva anche essere venduto senza dover passare per gli intermediari che normalmente erano poi quelli che dal vino guadagnavano di più. Era una sorta di direct to consumer, per così dire, di 150 anni fa, inaugurato proprio il 1 maggio del 1905 dal deputato socialista Jean Jaurès. Si costituì il comitato del Midi Rouge con il motto «Nel tino della Repubblica prepariamo il vino della rivoluzione socialista». Un motto come tanti altri, se vogliamo. La crisi dei viticoltori del Midi, di Languedoc, di Roussillon, non accennava però a diminuire, erano solo palliativi. E il governo centrale continuava a non approvare alcuna legge o sgravio fiscale a favore dei produttori di vino e l'importazione continuava e così anche l'adulterazione del vino stesso. D'altra parte il governo centrale doveva ricostruire l'economia francese partendo da Parigi e dal nord della Francia. Durante la guerra franco-prussiana era quella che aveva subito i danni più gravi, con le truppe che si davano battaglia proprio sui campi dei contadini e sui pascoli degli allevatori del nord.
Dopo l'ennesimo nulla di fatto del Parlamento francese per aiutare i viticoltori del sud, nel 1905 a Béziers si tenne una grande manifestazione di vignaioli a cui parteciparono 15.000 persone. La manifestazione era stata organizzata dal neonato Comitato per la difesa della viticoltura, noto come Comitato d'Argelé, e a guidarla c'era il suo presidente, Marcelin Albert. I sottoscritti decidono di proseguire nelle loro giuste rivendicazioni fino alla fine, di mettersi in sciopero contro l'imposta, di chiedere le dimissioni di tutti gli eletti e invitano tutti i comuni del Midi e dell'Algeria a seguire il loro esempio al grido di «Viva il vino naturale, abbasso gli avvelenatori!». Questo era il testo della petizione che il comitato inviò al governo. Era molto politico, come si usava all'epoca, molto roboante. Ebbe 400 firme, ma non ebbe assolutamente alcun risultato, a parte il tono rivoluzionario dei proclami, appunto, che come tutti gli slogan devono essere fatti proprio per questioni di marketing, diremmo oggi. Le richieste comunque erano abbastanza semplici. I vignaioli chiedevano soprattutto l'abolizione dello zuccheraggio e un freno alle importazioni. Niente di strano o di particolarmente difficile. Il governo Clemenceau fece qualche vaga promessa, come spesso accade, però non ebbero neanche seguito, quindi non si trasformarono mai in leggi o normative che valessero per i contadini e che fossero fatte rispettare. La rivolta dei viticoltori ebbe inizio proprio nel 1907, dopo l'ennesimo telegramma senza risposta da parte di Marcelin Albert al capo del governo. I vini adulterati erano, come dicevo prima, una manna per speculatori e distributori di poco scrupolo. Anche la Revue de la Société des Viticulteurs de France, cioè quindi la rivista della Società dei Viticoltori Francesi, lanciò un allarme, sottolineando che lo zuccheraggio doveva essere permesso solo per migliorare la qualità dei vini naturali, non di quelli annacquati. Si chiedeva quindi un aumento progressivo delle imposte sullo zucchero per scoraggiare la pratica truffaldina. In questo modo chi ne usava di più e quindi chi faceva vino adulterato avrebbe pagato molto di più in proporzione. I vini del sud francese dell'annata 1906 rimasero praticamente invenduti. Le cantine erano ancora piene dei vini del 1904 e del 1905. I prezzi dei vini locali non potevano, come dicevo prima, competere con quelli dei vini fatti con acqua e zucchero. Piccoli produttori, contadini, si ritrovarono praticamente rovinati. Gli operai agricoli erano senza lavoro, i negozi non vendevano, la regione era alla miseria. A febbraio del 1907, Joseph Theroux, un farmacista di Baixas e produttore anche vinicolo, lanciò uno sciopero fiscale, scrivendo al governo centrale che il comune non poteva più pagare le imposte e che tutti gli abitanti erano a rischio di espropriazione. L'11 marzo del 1907, poco meno di 90 viticoltori di Argelier si mossero in corteo fino a Narbonne, sede della prefettura. E da quel giorno ogni domenica ci fu una protesta che vedeva sempre più partecipanti. Marcelin Albert, il presidente del comitato d'Argelier e ideatore della protesta, era direttore di una compagnia teatrale locale, possedeva inoltre un caffè ed era anche un piccolo produttore di vino. Non era un politico, però era bravo a parlare e anche a coinvolgere le persone. Godeva di una buona reputazione tra i suoi concittadini. Lui era di idee repubblicane, un moderato, non certo un socialista. Nella sua petizione di marzo, come ho detto, aveva chiesto ai rappresentanti politici locali un incontro a Narbonne. Questo incontro però non diede praticamente nessun frutto. L'unico a difendere le ragioni del comitato fu il senatore Sarraud, un viceministro degli interni del governo Clemenceau, ma fu praticamente messo a tacere durante la riunione del Consiglio dei Ministri dallo stesso capo del governo, che lo prese in giro per tutto il tempo del suo intervento. Ogni volta che si teneva una nuova protesta, intanto una nuova manifestazione, il numero di partecipanti aumentava.
si riunirono un'altra volta a Narbonne e c'erano 80.000 persone, poi a Béziers 150.000, 170.000 a Perpignan, 250.000 a Carcassonne. E ogni volta i consigli comunali cittadini si univano alle proteste dei vignaioli, in alcuni casi dimettendosi in massa. Il 9 giugno ci fu la manifestazione più grande, a Montpellier, tra 700.000 e 800.000 persone, e in quella occasione fu dato un ultimatum al governo Clemenceau. Entro il 10 giugno avrebbe dovuto dare una risposta alle proteste. Quando la risposta arrivò, la lettera del capo del governo fu a metà fra minacciosa e irriverente. Il sindaco di Narbonne, Ernest Ferrou, si dimise e così fecero altri 400 sindaci del Midi. Il governo allora fece schierare le guarnigioni a Narbonne, a Carcassonne e a Montpellier. Il 19 giugno Ferrou fu arrestato e così anche alcuni dei capi del comitato d'Argelier. Questa fu la miccia per l'esplosione delle proteste. La prefettura di Perpignan fu data alle fiamme. A Narbonne il capo della polizia diede l'ordine alla guarnigione di sparare sulla folla. Furono uccisi 5 manifestanti. La ferrovia fu occupata dai vignaioli, dai manifestanti, e furono uccise altre 2 persone dalla polizia. Fu inviato il 17° reggimento fanteria, ma sentendo gli spari contro la folla, la 6ª compagnia del reggimento si ribellò, saccheggiò l'armeria e tornò poi a Béziers per dare manforte ai manifestanti, e altri soldati si unirono a loro. Questo fu il vero e proprio motivo di preoccupazione per Clemenceau. Aveva paura che altri reparti prendessero le difese dei manifestanti, che altra parte dell'esercito si unisse al popolo. In questo modo la forza dell'esercito sarebbe notevolmente diminuita, la forza dell'esercito nazionale, e quindi anche la sua. Il 22 giugno fu proposto un voto di sfiducia al governo Clemenceau, che però da politico scaltro qual era, promise di far cadere l'accusa di ribellione contro i soldati, con la promessa che i militari non sarebbero stati puniti. I soldati quindi del 17° reggimento deposero le armi e poco dopo furono trasferiti in Tunisia, dove sarebbero rimasti anche durante la Prima Guerra Mondiale. Quindi se li levò proprio di turno e non ne voleva più sentir parlare, li allontanò praticamente dallo stesso popolo che loro avevano voluto difendere e contro i quali si erano rifiutati di sparare. Durante le proteste era stato inviato anche l'ordine di arrestare Marcelin Albert, che il 19 giugno però era sfuggito per nascondersi a Parigi. Il governo era in quel momento riunito per trovare un accordo su una legge che facesse finire le proteste dei vignaioli, e quando il 22 Marcelin Albert chiese di essere ricevuto, Clemenceau rifiutò. Il giorno dopo il governo inviò un emissario per chiedere a Marcelin Albert di presentarsi a discutere con Clemenceau a patto di far cessare le proteste. Fu inviato un comunicato ai viticoltori con le ultime notizie e quindi le manifestazioni si fermarono. Marcelin Albert fu ricevuto da Clemenceau, gli furono date assicurazioni che sarebbe stata votata una legge, accettando così tutte le richieste dei manifestanti. Sarebbero state aumentate le tasse per l'uso non corretto dello zucchero nel vino e diminuite anche le quote del vino importato. Fu istituita addirittura una commissione, come al solito, per la repressione delle frodi e furono sospese le tasse per i viticoltori del Midi negli anni 1904, 1905 e 1906. Marcelin Albert era certamente un idealista, ma non era un politico. Di fronte a Clemenceau fece in effetti la figura dello sprovveduto. Infatti il capo del governo, alla fine della loro chiacchierata, gli diede un salvacondotto per tornare nel Midi. Marcelin Albert disse: bene, adesso prenderò il treno e torno giù. Però lui era scappato così, come con quello che aveva, quindi praticamente non aveva quasi soldi per tornare indietro, e Clemenceau ne approfittò perché gli diede 100 franchi proprio per comprare il biglietto del treno. Quando Marcelin Albert quindi uscì dal palazzo del governo, Clemenceau chiamò subito una conferenza stampa confermando la fine delle proteste e gli accordi raggiunti, e che però aveva dovuto pagare 100 franchi per convincere Marcelin Albert.
Insomma, una notizia vera, cioè la consegna dei 100 franchi da Clemenceau a Marcelin Albert, fu pilotata per farla sembrare qualcosa che non era, ossia che il capo dei vignaioli del sud si fosse fatto comprare da Clemenceau per far fermare le proteste. La comunicazione era importante anche agli inizi del XX secolo, non servivano notizie false, bastava presentare i fatti in modo differente e scaltro. Quando arrivò ad Argelier, Marcelin Albert fu arrestato e rimase in prigione per un mese. I viticoltori, avendo letto sulla stampa che li aveva venduti al governo per 100 franchi, tentarono addirittura di linciarlo e così il poveraccio dovette fuggire in Algeria, dove però raccontò la sua storia ai produttori algerini, che così riuscirono a far conoscere ai loro colleghi francesi la vera storia dell'incontro fra Albert e Clemenceau. Tornò alla fine ad Argelier solo poco prima della sua morte, nel 1921, quasi completamente dimenticato. Oggi però il suo nome è stato dato a molti edifici pubblici del Midi. I vini di Languedoc e Roussillon entrarono a far parte della normale razione dei soldati durante la Prima Guerra Mondiale e a questo vino si diede il nome di Pinard de Poilu, il Pinard dei Pelosi, un appellativo che veniva dato ai fanti di trincea. Nel 1916 questa razione fu aumentata fino a 3/4 di vino al giorno per ogni soldato. La storia della protesta dei vignaioli fu raccontata anche da Émile Zola nel racconto La rivolta dei vignaioli del 1907. Grazie per aver ascoltato questo episodio, spero che vi sia piaciuto. Se è così, fate conoscere The Digital Wine ai vostri amici, un podcast sul vino digitale completamente autoprodotto e che vive grazie alle sponsorizzazioni e ai veloci comunicati commerciali all'inizio e alla fine dell'episodio. Se volete sostenere il mio lavoro, potete sottoscrivere la newsletter. Nel piano a pagamento riceverete 4 email al mese con schede tecniche delle startup del cibo e del vino, note di degustazione nella rubrica meno di 15 e le notizie più importanti del mese. Basta andare su thedigitalwine.com/subscribe. Oppure potete offrirmi un caffè. Trovate il pulsante per farlo nella barra laterale del blog. Non dimenticate di iscrivervi anche al gruppo Telegram dei Digital Wine Lovers. Trovate il link su thedigitalwine.com/telegram. Grazie inoltre al mio sponsor, Wine Around, la piattaforma digitale dedicata ai servizi per il wine business, dal direct to consumer alle visite in cantina. Bene, per oggi è davvero tutto qui, così vi lascio con le solite raccomandazioni. Bevete con moderazione e mai prima di mettervi alla guida. Ci sentiamo tra una settimana. Al prossimo bicchiere.